Aspetta, devo montare una luce, polpo. Sì, però perché è molto buio. Sta scendendo il buio di colpo. Ma sai perché? C'è la montagna lì davanti. Lo so. Boh, ha coperto il sole. Sì. E fa anche freddo. Fa anche freddo. Io è 3 ore che mi annuso le dita. Non sa di sangue. Non sa di sangue, non sa di sa niente. No. L'M1 non brilla. Niente. Però un po' zero. Di. Secondo me sono molto riservate. Tipico. Tipico. Non lo so. Cos'era? Sì. Era una voce, raga. Era una voce, raga. Femminile. Bravo, sì. Non vedevo già più niente. Veniva da giù, raga. Da qua. Da sotto. C'è qualcuno? Sì. C'è qualche persona? Come sì? No, cioè, dico, non la vedo, ma sì. Era di lì, Veniva da giù, raga. Ma di brutto. L'hai sentita? Era un... Di brutto. Aspetta. Buttami giù. No. Ah? È che io sento muovere. Chi sta camminando? Non lo so. Non vorrei che è arrivato il buio. Arrivano anche loro. E arrivano anche loro. Io sento camminare di brutto. Paolo. Oh. Una sensazione strana. Tipo? Te l'ho già detto prima. A me quel cartello, vietato ingresso lì. Non piace. Mi puzza. Ah, ok. Andiamo là. Secondo me non l'hanno messo a casa. No? Perché non dovresti entrare là, in quel punto, quando puoi entrare da tutte le parti? Pensaci. Non lo so. Io non dico di entrare. Però non lo so, ho avuto una sensazione strana. Vuoi andare là davanti? Sì. Ok, andiamo. Fammi prendere lo zaino e l'M1. Prendi. Poi col buio così credo che si sentano più sicure. Corri, sì. Sai? Passa lo zaino a Simo. Merci. Occhio, raga. Fate occhio. Ok. È cambiato tutto, Perfetto. Sì. Mamma mia. Paolo. Oh. Per favore, vai davanti. Non trovo nulla da vedere. No, peccato perché vedo. Non lo so, questi alberi così mi sembrano delle figure. Mi viene ansia. Mi prendo la torcia se non vedo nulla. Sì. Avevo bisogno anch'io perché non vedo più nulla. Aspetta, che tendo una. Non mi sento più sicura. Tu? C'è qualcosa che è cambiato, raga. Lo so, brava. È cambiato qualcosa. Sensazioni brutte, 2000. Sì.
Sì, vero? Sì. Non come prima. No. No, siamo proprio dei fuori di testa, dei cretini. Ma non perché... Non mi fai stare tranquillo. Perché quando cala il buio e ti gocciola sangue da un albero e tu torni indietro... Tutto deficiente. Mamma mia. Io spero solo che il sangue non era sinonimo di incazzatura, di qualcosa. Beh. Porca miseria. Dei pazzi. Poi torni indietro di notte e non ti sembra neanche più la strada che hai fatto prima. Tosta, eh? Sì. E che vento. Che vento, ragazzi. Che situa, ragazzi. Streghe. Raga. Cosa? Sta arrivando anche una sorta di nebbia. Nebbia? È vero? Sì. È vero. Ah, bene. Molto bene, direi. Bello. Non lo so, una strana sensazione. Non mi piace. È stata tua l'idea. Quindi ti maledici da sola. No. No. Io non mi maledico. Dato. Porca puttana! Cosa? Parla! No, io ho visto una sagoma bianca passare da sinistra a destra. L'hai filmata? Non te lo so dire, io con gli occhi l'ho vista. Porca vacca. Mamma mia! Ti prego, Paolo, tieni la telecamera puntata in avanti. E puntata in avanti. Almeno che sto cagarsi addosso serva qualcosa. Ci siamo quasi. Streghe? Guardate anche in alto ogni tanto. Perché... potrebbero anche essere appese agli alberi. Ma che cazzo? Ma Paul, minchia. Perché? Ma... potrebbero essere appese? Controllate bene che non ci spiano, poi magari sono sdraiate sopra i rami. Ma perché di farsi queste ansie, queste angosce? Non so, questa immagine di queste facce... Oh, di questi... Vedi? Cos'è? Raga. Cosa c'è? Porca puttana. Ho filmato qualcosa. Cosa? Ho filmato una roba bianca che si muoveva, ve lo giuro. Visto? L'hai presa? L'ho presa. Di là. L'ho di nuovo filmata. Che cavolo è, Simo? Non lo so. Sei fuori? Visto? Te lo giuro. C'è qualcosa di strano. Non mi piace. Madonna. Ci stiamo avvicinando tanto, è quel posto. È molto brutto, Andiamo? Allora? Dove? Molto brutto. Avanti. Ah, credevo via. Molto brutto. E comunque ti stavo dicendo, cioè, perché ho questa sensazione di queste donne sdraiate sui rami. Sì, ma qua sono tutti i rami a un metro sopra di noi. Ti guardano da lì. Vai. E poi prego. Avanti. Sì, vai, guarda. Senti che rumore. Qua è brutto, raga. Te l'ho detto. Qua è molto brutto. Te l'ho detto.
qua è molto brutto, c'è tanto vento, un vento strano. Non mi sta piacendo proprio un cazzo. Te l'ho detto, Paul. Eccolo, eccolo. Eccolo, sì. Eccolo, senti che aria che tira. Qua. Senti che aria che qua, tira. Qua. Lì. Proibito. Proibito il passo. Perché? Proibito il passo. Perché? Lo capisci che non ha senso. Allora, tecnicamente, forse perché non vogliono far andare persone. Dove? Per far ripopolare. Ma cosa? Proprio ma lì devono ripopolare? Ma allora possono entrare? Capisci? Cioè, posso entrare lì? Non lo so. 3 metri più in là. Cioè... Anche sto vento mi sembra... Non è bello. Mi sembra di essere dentro un ingorgo. Non mi piace. No. Che brutto. Dammi le mie uno. Ma veramente, prendilo nello zaino qua. È molto brutto, sento l'aria ovunque. Porca vacca, quanta aria. Vero? Porca vacca. Raga, sta anche arrivando quella nebbia strana, eh. Infatti io tengo d'occhio tutto. Siete di lì? Siete lì? Vado. Siete lì? Comunque tutte e due abbiamo visto sta roba bianca, Paul. Sì, sì. È lì la vostra zona? La vostra casa? È il luogo dove state, dove abitate? Senti mamma roba, mia! Senti che roba! Raga, e se comandano gli elementi? Se comandano gli elementi? La stessa cosa. Basta che non ci faccia arrivare la nebbia, perché sennò non torniamo più alla macchina, te lo dico io. Raga, io ho una sensazione... Come? Bruttissima. E guarda. Bruttissima. E guarda. Oh dai, Paul. Giuro che se mi... Guarda, ma guarda che roba. Cioè, ma guarda che roba. No, ma io corro. Ma io corro di brutto. Ma vedi? Bolt. Potete avvicinarvi? Vogliamo solo documentare la vostra esistenza. Sì, poi ce ne andiamo. Perché pioveva sangue dagli alberi? Se era sangue. Esatto. Perché? Perché? Perché sangue? Una cos'era? Una voce. Una voce. L'ho sentita. Una voce. L'ho sentita. Di essere circondati. Siamo circondati. È una brutta situazione, Simo. Devi dietro di te! Dietro di te! Cosa? Raga, vi giuro! Che cazzo era? Cosa? Ho filmato una roba lì in mezzo. Qua in mezzo. No. Ora io non voglio dire una cazzata, Vai, mi sembra una fiamma. La madonna. Te lo giuro, mi sembra una fiamma, Paul. Una fiamma. Una fiamma? Sì, una fiamma. Paolo? Quello mi sembrava. Fiamme. Non lo so, non lo so. Sangue. Vento. Nebbia. Non gli lo elementi. So. Gli elementi. Fuoco. Allora, fuoco. Il sangue non c'entra niente, però. Non lo so. Raga, qua ci stiamo mettendo in un merdone. Sì. Te l'ho detto che qua c'era qualcosa. Ho visto una roba bianca. Vedi. L'ho vista sugli alberi. Vedi. Porca vacca. Te l'ho detto. Non mi piace. Te l'ho detto. Sulla testa, mi sento. Non lo so. Siamo circondati. Sì. Adesso siamo proprio venuti a casa loro, Sì, siamo venuti proprio a rompergli le palle, casa loro. Non sarà bello tornare indietro. Ah. No. Sento tante voci. Tante voci, Paolo. Sento proprio tante voci. Ma sono nella nostra testa o ci sono veramente? Non lo so. Dimmi se le senti anche tu. Perché se le senti anche tu, non so. L'hai sentita? L'hai sentita dietro di te, lì. Mamma mia. Lì dietro di te l'ho sentita. Dietro di te. Perché li hai bagnato? Era già bagnato prima? Non lo so. Sì. Ah, ok, sì. ok, perché non ci ho fatto caso. Raga. Forse ci ho fatto caso io. Ok. Raga. Ok, forse è meglio telare. Sì. E tornare indietro, perché se stiamo pietrificati qui,
e non sei è nella bello. Merda. No, 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 no. Senza no. contare il fatto che moriamo assiderati dal freddo. No, è vero, fa un freddo poco, però. Dobbiamo prendere coraggio. Sì. Dobbiamo tornare indietro. Madonna. No. Okay, dai, fatemi passare. Oh, prego. Ma che vada, la vediamo proprio fisicamente. Cosa? È tanta paura. Paolo. Non mi piace stare poi dietro. No, possiamo no. stare affiancati? Niente, ci caghiamo addosso. Dai, vai, vai, vai. Madò, anche questi scricchiolini non mi piacciono, no, per è niente. Orribile, orribile, orribile. Cosa, dietro, cosa, dietro, cosa, dietro, cosa, dietro, cosa, cosa? Vedi? Dai, 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 dai. Te lo giuro, l'ho proprio proseguiamo sentita. Sul sentiero che ne abbiamo ancora un bel pezzo. L'ho proprio sentita, sentita. Calma. Aspetta, che cacchio, mi lascia a fondo. Calma, potete stare in fila indiana voi due. No. Non si va a braccetto nei boschi, eh? No, lo so, non è tanto consigliato, però... Sì, ma la gente non va nei boschi per prendere le streghe, non c'è scritto esatto. Su internet come camminare quando sei circondato da streghe. No. Non vogliamo farvi del male. Ma se, lasciateci solo arrivare dalla macchina. Non c'è problema. L'abbiamo evocata adesso. Sì, no, vabbè, però anche se non c'è problema. Ascolta. Ci hai capito, esatto, stavo ascolta, per dirtelo. Ascolta. Oh, ma raga, io sento risate. Hai capito? È tutto l'alfulcro, sento risate. È tutto l'alfulcro. Là, è là. Lo vedi che qua è tutto diverso? Raga, è cioè, l'alfulcro. Oddio, non starei neanche qui con piacere, No. Ok, vabbè. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. No, aspetta. Cioè, non è che c'è, si va alla bersagliera. No. Cioè, Ah no? No. Ragazzi, perché qua c'è poi il silenzio. Se mi scende poi da un albero lì davanti, io ve lo dico. Lì proprio tipo Ariete, corri e sfondi. No, no, che Ariete, sì, gli passi attraverso, pirla. Vabbè, quello che sia, non sono mai passato attraverso una strega. Non ti senti come se ci stessero guardando? Mi sento proprio un peso addosso, brava, guarda che brava, ho paura. Brava, cioè, ho paura a guardarmi attorno perché mi sento per arrivare anche ai capogiri, cioè, via, l'inizio dei capogiri. E non è bello perché sei capogiri. Paul! Paul! Porca vacca! Paolo, ti sei fatto male? No. No, non mi sono cuore, fatto. Per favore, ho solo voglia di piangere. Sto per dire proprio quello, se cadiamo di qua, okay. Su un volo. Aspetta un attimo, batti il cuore. No, no, sono rimasto abbastanza in piedi. Come se ti sei fatto male? No, ho picchiato un po' il braccio, ma va bene. Goccio. Goccio. Non lo so. Raga, è arrivata la nebbia. Ve l'ho detto che avevo visto la nebbia. Sta anche iniziando a piovere. Nebbia e pioggia. Te l'ho detto prima. L'ho vista quando stavamo andando in là. L'ho vista. Non è bello, No. Non è bello. Non è bello, dobbiamo scendere con la macchina e... No. Faccio fatica a vederla, raga, però fidatevi che c'è. Sta arrivando. Infatti siamo dalla macchina, però, raga. Sì, siamo quasi dalla macchina. Vediamo qua dalla macchina che si apre un po' come la situazione. Se non riusciamo a tornare indietro. Perché c'è troppa nebbia. No, vabbè, dai, topo. A me non voglio dire, ma è già 2 ore che sono qui e che sto pensando a una cosa, ma sto zitta. Guarda quanta ce n'è. Sì, qua la vedo. Ti ricordi l'incidente aereo, no? L'incidente aereo è avvenuto proprio per la nebbia strana. Esatto. Per una nebbia strana. Per una nebbia strana. No, però io non vorrei che sangue, nebbia, sangue, nebbia. Maledizione. E hai visto tu una cosa che sembrava infuocata. Sì. Io, raga... No, raga, Raga, sto per piangere. No. Sto proprio per piangere. Perché guarda che... Porca vacca. Se fai 2 più 2... Arrivi lì. La macchina c'è. O non vorrei che abbiamo incontrato... O le streghe ci hanno fatto incontrare...
le anime di quelle povere persone. Sì, ci hanno dato una dimostrazione che loro sono in grado di poter manipolare tante cose, sai? Raga, cosa dire? Noi adesso proviamo pian piano a percorrere la strada e tornare giù. Sì, sì. È stata un'esperienza pazzesca. Magica anche. E a tratti veramente terrificante. Ecco, sì, stavo per dire, anche un po' terrificante. Scriveteci nei commenti le vostre sensazioni, quello che avete provato e che interpretazione potreste dare a tutto quello che è accaduto. Ecco, di quello sono curioso. Gli elementi, il sangue, tutto. Diteci cosa ne pensate. Ciao femmine, noi ci torniamo a casa. Anzi, facciamo una tappa al McDonald's. Sì, al McDonald's, ce lo meritiamo. Like per chi andrebbe al McDonald's, come me.